Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera da Serena di Ciacchiazione. Come va, ragazzi? Oggi sono di nuovo con voi e quest'oggi ho deciso di farvi la recensione di Ghostbusters Legacy. Sono andata ieri a vederlo al cinema, assolutamente ne vale la pena, è bellissimo. Ho portato mia mamma con me e non è uscita dalla sala, anzi ha detto che le è piaciuto molto, quindi sono contenta io, contenta lei, siamo contenti tutti. Vuol dire che il film era davvero bello. Prima di tutto, avevamo bisogno di un reboot di Ghostbuster. Ve lo chiedo perché? Perché ultimamente abbiamo molto parlato di remake. I remake vanno, ne abbiamo troppi, ma sono davvero necessari? In questo caso vi dico che i remake non sono, a volte non sono necessari, quasi l'80-90% delle volte, però i reboot personalmente mi piacciono. Cos'è un reboot? È semplicemente il pre o il posto di un film famoso o comunque di una serie TV. E quindi la mia risposta è assolutamente sì. Mi è piaciuto assolutamente sì. Mi ha fatto anche commuovere alla fine, ma ci arriveremo dopo. Nel film vediamo la bellissima e adesso abbastanza cresciuta McKenna Grace. La potete ricordare in cos'era il film The Gift con Chris Evans, Capitan America. Poi abbiamo Finn Wolfhard, che è uno dei ragazzetti di Stranger Things. Poi abbiamo Paul Rudd, non credo che abbia bisogno di presentazioni. E poi abbiamo una Carrie Coon. Allora, sinceramente non mi ricordavo dell'attrice, però molto bella e molto brava. E ho scoperto poi leggendo, sai, Wikipedia, queste cose qua, che è stata in... ha fatto anche dei leftovers, che lo vidi. Sinceramente non me la ricordavo, comunque molto brava. E poi abbiamo una bellissima Olivia Wilde che fa, vabbè, la parte diciamo della cattiva e con un vestito con costume più che vestito, scusate, stratosferico. Lei, vabbè, è stupenda anche da mostro, tra virgolette. Poi abbiamo la partecipazione speciale di Bill Murray, Dan. Come si pronuncia? Aykroyd e Ernie Hudson, che sono Peter Ray e Winston, gli original Ghostbuster. Se vi ricordate bene, infatti, il primo Ghostbuster uscì nel 1984 e me lo ricordo benissimo perché è l'anno della mia nascita, poi ovviamente lo vidi qualche anno dopo. Il secondo uscì nell'89, ma non ci fu un terzo e sinceramente la cosa un po' mi dispiace perché sarebbe piaciuto. Il quarto Ghostbuster, come sappiamo, fu Harold Ramis, che interpretava Egon, lo scienziato, che purtroppo ci ha lasciato nel 2014, se non sbaglio. E devo dire che il film mi è piaciuto tanto perché credo sia stato un regalo, tra virgolette, a lui. Il film parla della figlia e dei nipoti di Egon, e praticamente si ritrovano questa casa nel bel mezzo del nulla, praticamente, e decidono di trasferirsi. La nipotina, interpretata appunto da Miss Grace, e anche lei una piccola scienziata, e insieme al fratello e due amici, con la mamma e l'amico della mamma, interpretato da Paul Rudd, che se non sbaglio nel film si chiamava Gary, insomma, vabbè, riescono a salvare il mondo dai fantasmi, perché alla fine i Ghostbusters questo è. Però, senza farvi troppi spoiler, mi è piaciuta molto 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 la storia, come l'hanno formata e soprattutto il finale. Vi vorrei dire qualcosa del finale, però mi sembra come se doveste vedere questo video prima di andare a vedere il film al cinema, comunque vi rovinerei la parte finale del film. Vi dico solo che mi sono emozionata tantissimo alla fine del film, infatti mi uscirono le lacrimucce, mia mamma mi guardava come per dire ma sei pazza. È stata bellissima interpretazione di tutti quanti. Mi è piaciuta moltissimo la fotografia, gli
Gli effetti speciali sono stati fantastici, soprattutto quelli finali praticamente delle ultime scene, della scena finale. E mi è piaciuto come il film è stato dedicato a Harold Ramis e quindi lo vediamo anche apparire alla fine del film. Ho sbirciato alcune foto di lui qualche anno prima di morire e in effetti mi sembra che abbiano usato proprio. Diciamo l'abbiano rifatto al computer. Se poi magari se qualcuno ha visto il film o lo dovesse vedere dopo, mi faccia sapere se la mia intuizione era buona. Allora, parlando di fantasmi, mi sono piaciuti tantissimo, tanto, tanto, tanto. Allora, il fantasma principale è di una grafica spettacolare, ragazzi. Sembrava quasi, non lo so, quasi umano, no, non lo so, bellissimo. Mi è piaciuto Slimer come l'hanno fatto, anche se comunque non appare molto, mi aspettavo che apparisse un po' di più, invece non appare molto. E poi mi sono piaciuti, vabbè, lo vedrete, i piccoli marshmallow. No, non vi dico altro perché non voglio rovinarvi la sorpresa. Comunque anche i fantasmi fantastici, ma anche tutta, a parte la storia in sé, mi è piaciuto anche l'ironia che ci hanno messo nel film, anche perché sappiamo, l'abbiamo visto Paul Rudd in molti film, compreso i film di Ant-Man e di The Avengers, che lui comunque riesce a fare anche commedia. E sinceramente mi è piaciuto tantissimo, un'ironia bellissima. Poi l'ironia di McKenna Grace mi ha fatto impazzire, ma è stato anche bravo Finn, devo dire. Per gli effetti speciali non mi dispiacerebbe una nomination agli Oscar, sinceramente, stesso per la fotografia. La storia, ovvio, è molto semplice, nel senso che è quella degli acchiappafantasmi. Devono acchiappare i fantasmi, non c'è niente da dire di più. Però mi è piaciuta proprio come l'hanno realizzata. Ok ragazzi, oggi una recensione breve, ma perché veramente non voglio dirvi di più. Dovete andarlo assolutamente a vedere. Vi prego, andatelo a vedere perché è magnifico. Sto parlando con te, vai al cinema a vedere Ghostbusters Legacy. Mi raccomando ragazzi, allora continuate a seguirci, continuate ad andare al cinema e alla prossima!